resto nell'underground fino all'ultimo round. Io voglio essere sincero, odio Emma Brown. Millie Bobby Brown, 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 Millie Bobby Brown. Cazzo vai in giro in tuta? Cazzo te ne frega? Io non sono mica la moda. Ah. Sai che siamo la moda? Mi piace Venezia. Ma perché metti sempre Venezia una merda? Stile a caso proprio. L'idea di casa. Ricorda quell'odore di casa. Di un destantio. Bravo. Di sorcio. Ma quando ah, di la puzza di muore di tua sorella. Ma perché quando... ti ho detto spegni il suono e mi parte il mio. Perché sei una merda. E dice agli altri quello che tu stesso non sai fare. Vabbè, comunque è uscito il video di un nostro amico che avete visto in il trailer. Ma prima chi? Federico Sapia. Tuo amico. Che dove abbiamo fatto una comparsa anche noi. Andatelo a vedere, avete visto il trailer, spacca, è carino. Lui è anche un bravo musicista, sono tutto lui, quindi sti cazzi. La trombetta pure. La trombetta. Cominciamo? Sì. Ragazzi, come sempre Barlo ha pigliato una volta è successo e quella volta ti ha arruinato, mi ha aperto, quindi fai figo, ah ti picchio hater di merda, poi trova gli hater e lo picchiano. Non era un hater, era uno che fa gli incontri da 10 anni, cazzata, questo è uno che faceva spera e basta, ha detto a Barlo, lo sei venuto a Muay Thai, ti fa Muay Thai. In realtà spero che lì muoia la mamma tra le braccia. Allora, benissimo. Era un po' che non... Sì, ma andavamo a sigla. Muay Thai. Ma lo sai che sei parte degli Arcade Boys? No, allora sei famoso neanche a Novara. Satira. Ragazzi. Ah sì? Ragazzi. Non si può dire satira. Tanto ormai non serve a niente, ragazzi. Ho visto la signorina sulla 7 dove c'era l'amico tuo. Chi era quel presentatore lì? Quando ho visto che hai detto quella cosa ho fatto un po'. Oh, poi ho capito che tu in realtà sei brava e l'hai detto solo per dare uno scosso. Quindi lei può e noi no. Sì, lei l'ho capito. Guarda caso, appena uscita da là, ha dovuto andare a recuperare alla 7 per farsi vedere che lei. Sai che ha detto che la censuravano? La censuravano. Io me ne vado perché mi censurano. Mi censurano. Ma non puoi dire. Voglio fare come gli Arcade Boys, ma non me lo permettono. Sì, ma solo che dicevano, ma gli Arcade Boys un tatto così di musica più di te ce sanno. Signorina, guarda che questa è invidia penis, la butto lì. Sì. Cioè perché io posso e tu no. Falla spiegare anche pechegno. Allora, ecco. L'ho mandata la sigla? Sì. L'ho mandata la lettera io. Denuncia! Ah no, ho sbagliato, scusate. Le venire! Raga, si clicca, ha fatto spezzacuori. Ha fatto spezzacuori. Lui, anche lui, invidia penis di Lord Pyrex. Allora, voglio cantare anch'io. Mamma, sei già brutto. Voglio cantare anch'io. Tanto mica se riesco a far cantare Pyrex. Vuoi che non canto io, che sono quello che poi sistema tutte le cose. Ma proprio per questo adesso vedremo se effettivamente si clicca veramente. Vabbè, che canzone vuoi fare? Non so, siamo in Italia, è una canzone d'amore. È arrivato il padre e faccio, no, la faccio io. No, va con due pizze e due Coca-Cola, va. No, una Coca e una Fanta, vediamo. Coca-Cola però gli ha detto poi per facci poi la specificare una Coca-Cola. Sick Luke, Broken Heart, Unbroken Heart. Ah, perché lui ha il cuore spezzato. Cuore spezzato. Sei pronto? Io non sono prontissimo. Agge perduto l'amore. Ma poi sotto c'è addirittura anche la canzone che Maruna con la sua fidanzata. Nel fondo del bicchiere. Vabbè, nel fondo del bicchiere vuol dire l'ultima spiaggia. Sick Luke, Broken Heart, produzione Sick Luke, diretto video da Sick Luke. Ha fatto tutto Sick tutto Luke lui. Vai. Vai. Musica di? Sick Luke. Arrangiamenti? Sick Luke. Vabbè, è tornato il gotico. Adesso mi voglio effetti strappare le dita. Speciale di Sick Luke. Minchia. Cazzo. Chitarrina di Sick Luke. Fortissima. Oh mio Dio, cosa cazzo ho visto? No, secondo me vuole andare all'estero. Vai che sei sfregato in Italia. Vai con papà. Bella capronuncia. La peggiore produzione di Sick Luke. Sì, anche la migliore canzone. Sembrano i ragazzi che ci scrivono per recensire la loro roba. Ma lo dicevi, spendevi pure di meno, eh? Bella però Lil Peep. Lil Peep, pippetta. Ci sono le comete. Bella questa fratta. La Dino Tarocco.
finisce più strano. Il video più merdoso di tutto. Vabbè, la canzone è bella invece. Sì, No, il video è figo. A Samuel a Broken Heart. Ehi. Mica Stone Angel ha fatto un video, ambazza, oh. Bombazza. Sai che c'ho Google Scatta Maps. L'Italia è enorme rispetto al mondo. Guarda. Bella, 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 bella. Da Marte, perché sono alieni. Ragazzi. Posso ragazzi, morire? Ragazzi. Posso mangiare un nano vivo e morire perché lui poi cerca di uscire dal mio corpo lacerando e graffiando i dentini. Quindi il tuo dio nano che... Ho sputato ovunque. Il tuo dio nano che esce... Il dio nano? No, tu cos'era? Ah, gnomo. No, uno chiedeva l'altro giorno, ma credi ancora negli gnomi? Certo, fortissimamente credo. Allora, Sick Luke, io mi rendo conto che tu adesso voglia prendere distanze da un progetto fallimentare come la Narpolo Gang che ha sì, smesso di fare numeri. Hai preso le distanze anche da saper fare le cose. È come Esa, se sveglia un giorno non sa più rappare. È impressionante. Ma non ha mai saputo rappare, penso, Sick Luke. E neanche a cantare. Ci ho messo un quarto d'ora. Allora, amico mio. Tuo. Da Supreme ce n'è uno. Cioè, che riesce a cantare, riesce a farsi una produzione, riesce pure a fare una figata. Chi è? Da Supreme. Chi ragazzo, l'abbiamo sentito. Sì, abbiamo sentito solo quello tutto. Oh signore, no, non farle più quelle cose. È bellissimo. Non bellissimo. Farle più. Ce n'è uno di Da Supreme. Tu sei un bravo produttore. Comunque, l'idea di aver fatto il pezzo, questo per me è un dance cloud, questo cloud trap che va adesso americano nel pip per uscire dal mercato italiano. Sì, ma non è per niente noioso, credimi, non è niente. Anzi, ti t'acchiappa proprio il ritornello catch. Sai che c'ho Broken Heart. Sai che sono spezzato. Pure mio cugino c'ha Broken Heart. Va a vedere che c'ho Broken Heart. Guarda, mica lo sapevo che c'ho Broken Heart. Guarda, io ti voglio. Sai che tante volte... Andiamo a leggere il testo di questa canzone. Sai che tante volte uno c'ha Broken Heart. Sai che tante volte. Magari in intercostale no, è proprio Broken Heart. Ah, questa è la tua. Ma che qualcuno sa, sì, che ha già fatto pezzi dove cantava. Oppure ha un bypass. Che c'ha Broken Heart. Suono.it che dice io. Le grafiche, raga, le grafiche sono qualcosa. Le grafiche, quando non hai voglia di pagare 20.000 lire, uno stronzo. Anzi, adesso faremo tutta la reaction con la grafica di Skill qua dietro. Con le meteore. Una pioggia di meteore. Allora, I'm starting with a broken heart. Quindi sono partito con un cuore rotto, un rant. No, I'm ora sono molto from the start. Ora sono molto lontano dall'inizio. Madonna. E non abbiamo la soluzione. Stiamo cercando di look abbraccio. At me, I'm next to guardami, look at me. Ha dovuto subito ricoppiare un certo tentazione. Sì. Io sono vicino alle stelle. Sono molto vicino alle stelle. Questi sono i testi house che non volevano dire un cazzo della dance anni 90. Motherfucked, I'm close to Mars. Sono vicino a Marte, ma cos'è? Matter. Doesn't matter. In inglese, ragazzi. È un fatto. Comunque è un fatto, eh. Sì. Sono chiuso su Marte. Sono abbastanza. Sono partito con un cuore infranto. Ora sono fuori. Beh, questo è il ritornello. Okay. È arrivato su ma Marte. Ma sicuro che è il ritornello? Il ritornello è I'm going no more. Vado, no, non vado più. Vado, no, non vado. Vado. E poi ha ripetuto 10 volte I'm going back e non torno più a casa. E poi c'è un altro ritornello. Io capisco che voi ragazzi avete bisogno di una parola ripetuta mille volte come quando si faceva quando non posso dire che era come l'house di una volta perché Corona per quanto negra fosse te sei mangiato la banana. Quello era un testo scritto, quello era una storytelling di Cristo, non ti permetto di dire che no, quella era la fiera di San Simone, no, tutti erano storytelling, ti sei mangiato una banana con sei salsicce e un parmigiano e moto sento male è uno storytelling. Beh, molto un già testo, più questo, molto più testo di questo, ma anche Corona faceva dei testi. Ah! Ernia? Ah! No! Intercostal Broken. Broken Coast. Sai che Muay Thai torna Broken. Sick Luke. Io pianta di trollare la gente. Sì, dai, ci stai trollando. No. Perché a questo io ti voglio bene perché tu sei uno. Mi hai sorriso. Sono e un lì po' innamorato. È scattata anche. La simpatia, no? Sì, è nata la simpatia. E so, è un po' come quando noi ti passa vicino e hai paura che ti piglia pizze e poi ti fa. Sì. Ah no, quello no. Era il manager di Rocco Hunt, di sai che non c'è Broken. Raga, adesso vi racconto questa cosa. Ecco, adesso racconta le cose. Allora, a un certo punto ero lì in backstage di un artista. Arriva questo tizio, raga, io ve lo giuro, è gigantesco, con si può dire? Con dei segni di bottigliate dietro al cranio e una faccia poco raccomandabile. Ecco, che va parlava sapere, solo in napoletano. Va a sapere, era il manager di Rocco Hunt. No, però dopo che l'ho saputo, a un certo punto passa vicino a me, mi sorride e fa così. Io sono sbiancato, raga, mi giro sbianco! Mi sono girato verso Barlo e ho detto, Barlo... Ma che niente, niente, questo, altra morra qua c'è. Questo
ha fatto così, che dobbiamo farci, andiamo. E indaga indaga, poi no, era il manager. Non dire indaga, che è una brutta parola. cerca informazioni, e la manager Rocco Hunt, li vogliamo un sacco di bene. Fatti i cazzi tuoi, voce in corridoio. Però io vi posso dire, non caccategli il cazzo a quel Cristiano. Allora, perché... senti un po', Sikiuk, adesso abbiamo scherzato, ma è veramente una merda. Ma sotto ogni punto, dal video, produzione, grafiche. No, le grafiche mi sono piaciute, è molto Claude. C'è il timbro. Ma che Claude? Claude di Final Fantasy. Dio. Basta. Basta. Ma io voglio sentire anche il pezzo che ha prodotto per la sua pischella. Martina, come si chiama? Senti, io non voglio che poi parliamo male delle ragazze. No, parlo male della musica io, non delle ragazze. No, facciamo una cosa di veloce, solito a me piacciono le ragazze. Lo sentiamo, lo sentiamo e poi chiudiamo la reaction vedendo la nostra espressione. Perché Marina e Sikiu. Chi è che se l'è guardata la mia famiglia? Marina. Però già peggio anche figo. Il video qua c'è la Fregna, ha dovuto farlo bello. Senti che bel giro così tutto. Sì. Ok, non è brutto. Melisa, no. Allora, visto che non rappa, secondo me può essere anche carina la cosa. Sì, dozzinale, pretenzioso. No, ma il tutte timbro le cose proprio italiane. Da romanaccia che vuole fare la gomagose. No, comagatte. No, comacose. Che merda è comacose, ragazzi. Lei però è bellissima, io gli darei tanto di quel cazzo proprio. Sì, però cioè nel senso basta farla stare zitta. Cioè lo dai proprio per fargli stare zitta. Sì, come con tutte. Ciao, Sikiuk.